Eccoci qua. Buonasera a tutti, sono Roberto Ghislandi e sto supplendo Pio Tarantini che purtroppo questa sera ha avuto un piccolo inconveniente. Cercherò di tenere alta comunque la bandiera della fotografia di cultura come lui sa perfettamente fare. Allora, ospite di questa sera è il nostro Daniele Vita. Classe 1975, un giovane, ormai lo definisco giovane perché rispetto a noi cariatidi è un giovane virgulto o quasi, fotografo di reportage molto, molto bravo, lavori decisamente interessanti, con una storia di vita anche interessante, nel senso che lui nasce nel Lazio, ma poi a un certo punto della sua vita decide di trasferirsi in Sicilia e ci spiegherà poi lui il perché. L'immagine che ha scelto come sua immagine rappresentativa è questa, e passo la palla immediatamente a Daniele perché ci spiegherà il perché di questa scelta. È un po' così. Faremo quattro chiacchiere in tranquillità su questa immagine e su altre sue molto interessanti. A te la palla, Daniele. Buonasera a tutti, grazie dell'invito a Roberto, mi spiace che non sia Pio, molto. E buonasera a chi è online, questa cosa dell'online ancora faccio fatica un po' a visionarla. Allora, questa è una foto, allora, quando Pio mi ha chiamato qualche giorno fa dicendomi entro domani scegli una foto, io ero in volo, stavo prendendo un aereo, stavo spostando e niente, ho iniziato a fare mente locale più che accendere il computer su quale potesse essere l'immagine da scegliere. E la mia fotografia è una fotografia, io la definisco documentaria, dove al centro della fotografia c'è l'individuo, sempre, quasi sempre. Però andare a scegliere una foto tra tutte mi era stato impossibile. Ce ne avrei 10.000 o nessuna. E quindi la prima cosa che mi è venuta pensata è stata questa immagine che io tengo molto, un'immagine a me cara. È un'immagine che fa parte di un progetto più ampio che si intitola Border Zero. È un periodo, fa parte di un periodo del mio soggiorno nel 2015 nell'isola di Lampedusa. E ho girato una ventina, 25 di giorni proprio nel periodo in cui non c'erano sbarchi, c'era mare e di conseguenza non potevano sbarcare i migranti. E non potevano sbarcare i migranti e sostanzialmente eravamo tutti fermi nell'isola a vivere. E la mia idea era quella lì, con questa macchina, quella macchina ne parlavamo prima, una macchina panoramica che io ho usato molto negli anni, era quella di andare a cercare le tracce di migranti a Lampedusa e un discorso sui luoghi, sui paesaggi di Lampedusa. Questa immagine nello specifico è un'immagine che è stata fatta al cimitero di Lampedusa. E Lampedusa c'è il cimitero normale, il cimitero comunale, insomma, è finito, e c'è o c'era, non so, non sono più andato, una piccola parte dove ci sono tutte di sotterra, un piccolo lembo, piccolissimo, dove ci sono tutte croci di migranti, migranti che sono stati seppelliti lì. E ho fatto moltissime foto, ci sono andato, mi sembra, 2 o 3 giorni, ci passavo le ore, da solo. Era un luogo che sentivo molto. E ho scattato molte foto e avevo anche percezione di tutti i fotografi che sono passati e che hanno prodotto immagini lì, ne avevo viste di molto, molto belle, molto interessanti. Purtroppo poi, cioè nel senso, sempre, stiamo parlando sempre di morti, no? Il bello con la morte. Vabbè. E poi a un certo punto inizio a vedere alla fine di questo piccolo rettangolo questa rosa canina e mi affascina, mi prende e inizio a avvicinarmi, e la fotografo questo. E il divisorio, beh, strutturalmente è divisa tra nero e bianco del muro, del finale della cosa. E cosa è forse importante da dire di questa immagine che poi ci ho riflettuto negli anni. E io per fare questa immagine ovviamente sono andato sulle lapidi, no? Sostanzialmente, cioè lapidi, sì, sulla terra dove sotterrano i sepolti. Quindi sentivo proprio che c'era molto di questo, di tutta questa. Questa faccenda, che è una faccenda che si perde nei millenni, ovvero l'emigrazione nel Mediterraneo, cosa non nuova, no? Negli ultimi anni, vabbè, okay. Cioè, negli ultimi anni cioè,
se ne parla molto immigrazione, adesso no perché c'è la guerra, vabbè, però continueranno a sbarcare. Proprio ieri sono iniziati i primi grossi sbarchi. Questa cosa, per aver fatto una foto, ho calpestato della terra dove sono sepolte delle persone, è una cosa che, non so, rispetto a un discorso etico, non ho fatto niente di male, ovviamente, però uno se lo pone. E forse anche questa immagine a me è cara, appunto, per questo valore, anche valore simbolico. Questo lavoro poi è stato editato non da me, o meglio, da me e da un'altra persona. Il grosso del lavoro di editing l'ho fatto Gaetano Grupi, che è un editor di Postcard, casa editrice di fotografia italiana, e con cui ho dato tutti i provini. Ci siamo visti, all'epoca vivevo in un casale di legno nel Viterbese, e ci siamo messi lì a lavorare e l'editing è stato fatto lui. Il fine in quel momento era una mostra in un festival di fotografia vicino a Roma, Castelnuovo di Porto, dove Gaetano ha deciso, abbiamo deciso insieme, ma sotto sua iniziativa, praticamente idea, di creare cinque pannelli e noi con cinque proiettori proiettavamo queste immagini. La cosa interessante, oltre alla proiezione, che era tutta su più livelli e su più tempi completamente diversi, era che c'era una striscia di LED sotto rossa. Se tu, era tutto un percorso, se tu oltrepassavi questa striscia di LED, andavi con la tua ombra ad inquinare, ad interagire, inquinare l'immagine. I ricordi furono molto positivi di questa esperienza. Avevamo avuto anche abbastanza contatti per portarla altrove, però la struttura di una mostra del genere non è proprio semplice. Questo, in linea di massima, su questa foto posso dire questo. Se hai domande, ci sono. Beh, allora, intanto faccio una considerazione. Io non sono un reporter, io lavoro in studio, per cui la realtà della mia esperienza fotografica è molto distante. Però un'immagine come questa che hai scelto denota una sensibilità notevolissima, soprattutto legata al fatto che tu ti ponga il problema dell'aver calpestato quella terra, che è sicuramente un aspetto che uno non considera o considera raramente. Chiaro, nei cimiteri normali uno passa tra le lapidi, in un luogo come quello dove mi pare di capire non ci sia una suddivisione, dove tutti sono assieme sostanzialmente, divisi soltanto da una spanna di terra. Insomma, l'emozione di un luogo del genere, è sicuramente altissima e lo si vede da questa foto, dal mio punto di vista. Probabilmente è anche questo il motivo per cui tu l'hai scelta. Avresti potuto sceglierne altre sempre nel lavoro di Lampedusa che abbiamo visto poc'anzi, magari anche più forti sotto un certo punto di vista. Probabilmente questa qui è quella che a te, ma sinceramente anche a me, desta più emozione, più interesse, al di là della composizione di questo formato panoramico che io adoro e che non è usuale per un fotoreporter, perché sì, c'è qualcuno, ne parlavamo prima, che utilizza il formato panoramico, ma non in questa maniera, generalmente. Questa, appunto, questa sensibilità legata a questa sensibilità, questa emozione, diciamo, legata a questa immagine specifica è assolutamente condivisibile anche soltanto vedendola. E questo è il grande valore di un'immagine come questa. Tu hai fatto, quando ci siamo parlati, mi dicevi appunto che tu nasci più come reporter legato alle persone, raramente fotografi, o comunque non è per te usuale fotografare i luoghi senza le persone. Caspita, però, nelle immagini che io ho visto qui del progetto di Lampedusa, la presenza di quelle persone comunque si sente.
negli spazi vuoti, molto banalmente, nel cancello, nell'immagine dove c'è il cancello leggermente aperto, come si dice, la recinzione leggermente aperto, e lì la vedi la persona, quantomeno te la immagini, e ti immagini quello che accade invece in tempi in cui le persone arrivano fisicamente. Ecco, la presenza di queste persone, personalmente io l'ho notata. Se Sauro, facci vedere anche il lavoro di cui ci ha parlato. Sì, questo qui. No, ma a me piace questo discorso della fotografia panoramica. Direi quello di Istanbul, se sei d'accordo. Sei d'accordo, Daniele, se vediamo Sì, questo? è il terzo sulle Marine Autopark, a lui. Ok. Ok, sì. Ecco, come dicevo, io adoro questo formato panoramico, e tra l'altro formato panoramico non realizzato poi in fase di sviluppo e di stampa, perché questo, mi dicevi che è tutto lavoro fatto ancora in pellicola. Allora, perché lavoro fatto in pellicola avendo queste meravigliose tecnologie digitali? Sarcastico, apro e chiudo parentesi, a disposizione, il perché lavorare ancora in pellicola, e soprattutto perché in situazioni come queste ti piace questo tipo di formato. Allora, perché lavorare in pellicola? Semplicemente un fatto tecnico, questa cosa, anche se io non sono un tecnico. Il formato panoramico lo posso ottenere soltanto con questo tipo di fotocamere, oppure con fotocamere diverse. Oggi ci sono, diciamo, prima fotocamere medio formato, in cui ci sono delle, come si chiama, l'immagine retio si taglia, cose. Però nella visione. Diciamo che medio formato non è propriamente adatto a reportage. No, anche se ci sono oggi pure macchine piccoline, però nel senso, il fatto è questo qua, io comprai questa macchina, misi proprio in croce un mio collega, un fotografo, che più grande di me l'aveva, non la usava da anni, e io ero impazzito perché questa fotocamera volevo usare, volevo provare, e niente, alla fine ha detto, vabbè Daniele, te la vendo, a prezzo anche bellissimo, onestissimo. Io ho iniziato a scattare con questa fotocamera per un po' come tutta quello che ho fatto negli ultimi anni della mia vita, nel senso, io anche nella foto documentaria con il 35 mm, che grosso, quasi sempre in digitale, il 90% della produzione è digitale, utilizzo due obiettivi medio grandangoli, anzi adesso ho trovato la sintesi di uno, sostanzialmente, che è un obiettivo che è un fondo di bottiglia, però per quello che devo fare io va benissimo, nel senso, non sto lì, cioè non ho necessità, magari come il tuo lavoro in studio, di avere cioè una definizione importante, cose. Il mio lavoro si gioca su altri parametri, quindi. E poi, diciamo, con la tecnologia oggi del digitale, anche una macchina modesta come quella che uso io, obiettivo modestissimo, lo utilizzo io, riesco a fare, a produrre del materiale che può andare tranquillamente in una mostra stampato anche in grandi dimensioni. Sì, allora diciamo che il tuo lavoro non ruota intorno all'immagine perfetta, ma intorno al racconto di quell'immagine. Questi due bambini sono Ho preso meravigliosi. questa fotocamera praticamente, e ho preso questa fotocamera, ho iniziato come studio di fotogrammi di questa fotocamera a scattare solo un anno e mezzo con questa fotocamera. Non ho più scattato, se non in termini di altri lavori commerciali, diciamo, se l'aspetto del commerciale, ovvio, ho la mia bella mirrorless o reflex che sia, e scatto. Però i miei lavori, cioè la mia lavori di ricerca, sono stati soltanto con lei. Cioè, ho iniziato a scattare con lei per capire dove ero con questa fotocamera, cosa potevo fare e cosa non potevo fare. La prima cosa che ho notato di questa fotocamera, al di là della difficoltà compositiva, era una cosa a me importantissima. Questa fotocamera mi ha costretto a fare 3 passi indietro. Io, la mia vita fotografica, se mi si rompe un obiettivo che sta a 2 metri, io tranquillamente non lo aggiusto, perché tutto il mio range sta a 2-5 metri. Quindi dai 2 ai 3 metri è la mia vita fotografica, nel senso, con i miei soggetti. Questa fotocamera invece mi ha obbligato a indietreggiare. Questa cosa è stato da prima uno shock, e poi una
dopo lo shock è arrivata una comprensione, no? Comprensione. Quindi laddove stiamo vedendo questo lavoro che si tratta di profughi siriani a Istanbul, erano i primi profughi, cioè non proprio i primi, comunque erano i profughi siriani che avevano occupato come vedi, un luogo che sembrava Beirut, anno zero, la Beirut di Basilico, sempre. E è in via di riqualificazione, sotto il corno, sotto la moschea di Soleimani, appunto, e qua, un piccolo rione di case. E quindi e via riqualificazione, quindi in quel momento non abitate nessuno, distrutte e vivono là in queste condizioni qua. Questa è una casa, cioè per loro era una casa. Non hanno E fatto propriamente un salto qualitativo dalla Siria. no, in quel momento proprio no. Però io ho notato una bella cosa. Io sono stato in Turchia 3 mesi quell'anno consecutivi e ho notato una cosa bellissima che noi non abbiamo, per esempio i turchi erano prima ondata di migranti perché non c'erano poi, cioè nel senso di migranti, cioè, qui stiamo parlando di migranti politici, non economici, e quindi c'era una, per strada c'era una solidarietà tra persone, questa cosa è cosa che non abbiamo cioè in Sicilia, in Italia, non è che se vediamo un migrante per strada giriamo dall'altra parte. E questo, quindi ho cercato pochissimi giorni, avevo 20 rullini, pochissimi, che poi non sono da 36, in questo caso sono molto di meno le immagini perché il formato è più lungo, e ho cercato di raccontare questa roba qua. Ci sono arrivato casualmente un giorno di venerdì, che questo è un parcheggio, quest'area è un parcheggio per turchi. Quel giorno, a venerdì, non c'era niente e quindi ho iniziato a vedere questi bambini spuntare dal nulla e ho iniziato a scattare. E lì sono stato 5 giorni con loro, perché poi gli ultimi giorni di questo viaggio non potevo più posticipare per motivi del visto turistico, stavo superando i 3 mesi. Quindi. E poi ho anche finito le pellicole, l'ha fatto sempre. Ritorniamo al digitale, no? Nel digitale mettiamo dentro la scheda, scarichiamo. Qui avevo, mi pare, 4 pellicole al giorno, per 5 giorni avevo 20 pellicole. E quindi avevi quelle 4, 80 foto al giorno. Che oggi 80 foto è nulla. Tanta foto, non Mi viene ricordo niente, dice mi faccio vedere la fichette. l'ultimo giorno che non c'è, che è stata esposta in un luogo molto importante, una mostra molto importante, Rovine a Palazzo Stems anni fa, era stata messa vicino a Gabriele Basilico, una foto di Quarto Giaro, c'era cioè la foto di Quarto Giaro di Gabriele Basilico e una mia foto di 2 metri alta. E io quel giorno ovviamente ho pianto, ovviamente, ero emozionato, ero vicino a Ghirri, Martin Parr, Basilico e un po' di altri nomi. Se eri lì in mezzo è perché te lo meritavi, adesso, ma Non bene so fare. come però ci stavo. E quella foto era proprio l'ultima foto dell'ultimo giorno in verticale e stava calando la luce e tutto il viaggio di ritorno, io appena sono arrivato nella mia casa nel Viterbese, ancora abitavo nel Viterbese, la prima cosa che ho fatto, mi sono chiuso, ho preso un caffè, mi sono chiuso, ho acceso la sigaretta, finita la sigaretta, ho iniziato a sviluppare questo rullo in tank, solo questo, io di solito sviluppo tank da 5 per velocità, e solo questo rullo per vedere se questa immagine c'era, e l'immagine c'era, l'ultima foto. Una fortuna, poteva essere, cioè, visto quando c'è quella poca luce, cose, il tempo basso, poteva non esserci, invece questa immagine magicamente c'era. Poi io uso rullini bobbinati, quindi di solito l'ultima immagine non c'è perché è Cioè, tagliata, non c'è, cioè, un casino, e invece questa immagine magicamente. perché evidentemente il karma voleva che ci fosse, Sì. probabilmente questo. È interessante quello che hai detto prima, cioè che questo tipo di macchina fotografica, di formato, ti ha costretto a fare 3 passi indietro. Perché normalmente il reporter, uso una parola che vi prego non fraintendete, è invadente, cioè entra Io nella sono dentissimo, io sto proprio dentro con soggetto e per tanto tempo, quando vedo una foto ci sto anche mezz'ora in una scena, le finisco il tempo. gli rompi le palle proprio ai poveretti che devi fotografare, va bene. Però è interessante. Mi lavo prima, quindi non puzzo, no, scherzo. Però no, di solito se sento che la situazione dove posso stare sto, ma poi considero anche i miei lavori personali. Sono tutti lavori fatti negli anni, quindi i miei soggetti sono
persona che io conosco, con cui ci vivo. Vabbè, per cui diciamo che fai un po' parte della famiglia e a quel punto è più semplice entrare proprio nell'immagine. Però Sì, appunto il problema è entrare nelle situazioni, è più è difficile entrare. assolutamente, magari entrando in punta di piedi senza la macchina fotografica e poi nel tempo acquisire poi la fiducia delle persone che stai andando a fotografare, anche perché diciamocelo francamente, non essendo propriamente delle sfilate di moda, le situazioni in cui che tu vai a documentare in maniera estremamente sensibile sono situazioni che sono magari non nella maggior parte dei casi, ma in molti casi abbastanza disagevoli per i soggetti fotografati, e lì ci vuole, dal mio punto di vista, la sensibilità di quello che, a differenza dei giornalisti televisivi che siamo abituati a vedere, che ti piantano il microfono sulla faccia dopo che hai perso un figlio, c'è questa sensibilità e questa, come dire, entrare in punta di piedi è una cosa che io ho sempre ritenuto essere veramente un pregio di alcuni fotografi. Nelle tue immagini questa cosa la Però vedi. c'è un problema strutturale enorme con cui purtroppo noi fotografi, io almeno personalmente parlo a me, ma penso a una categoria di fotografi che fanno tutti quanti, immagini. Questo mondo dal punto di vista economico è diventato molto difficile per noi. Quindi è molto difficile oggi trovare qualcuno che ti paghi per stare in un luogo tanto tempo. È possibile, pochi, pochissimi ci riescono. Altri, guarda quello, sta facendo tantissimi fotografi in giro nel mondo, in Ucraina adesso, stanno lì per loro, no? In qualche modo, cioè, nel senso, è molto difficile. Ad esempio, adesso sto progettando i futuri lavori, io ho deciso di continuare a lavorare in Sicilia e sono alla caccia di fondi per sopravvivere avere, e portare avanti questi lavori. Cioè, Sì, in perché comunque Italia non c'è un'attenzione come in altri paesi, che può essere un po', penso già alla Francia, dove c'è certo. una cultura fotografica più importante, no? Nonostante noi, secondo me, stiamo facendo dei passi da gigante, eravamo molto indietro, però stiamo facendo dei passi da gigante. Abbiamo dei fotografi eccelsi in Italia, il mondo sta cambiando, per fortuna, però è molto difficile sostanzialmente avere. Cioè, io vorrei oggi la libertà di seguire 2 anni i progetti che sto pensando ora di fare e non avere il problema materiale di mettere il diesel, di Di dormire. sopravvivere, ragazzi. È una sopravvivenza. Io poi, guarda, come persona non è che ho un tenore di vita basso, ma non lo cerco alto, nel senso che a me la mia sopravvivenza, che non è fatta di molto, mi può bastare. Sì, L'importante però sai, la sopravvivenza non significa soltanto l'avere, mettere insieme il pranzo con la cena. La io. sopravvivenza, nel caso tuo, è anche acquisti di materiali, perché la scelta di lavorare in pellicola comunque è una scelta costosa, ragazzi. Ah sì, nel momento in cui metto in produzione Assolutamente, una cioè il digitale, una volta che hai la scheda, produzione, ti carichi 3.000 immagini, una volta che hai fatto la spesa iniziale, metti la pellicola, è una scelta che è stilistica, è di racconto, è di tutto. Io sono un amante assoluto della pellicola, non usandola peraltro, perché nella fotografia commerciale sappiamo tutti che in realtà la fotografia commerciale è digitale, basta, non ha nessun senso lavorare in pellicola, economicamente parlando e commercialmente parlando. Però immagini come le tue, faccio fatica a immaginarmi le scattate in digitale. Sì, lo puoi fare, no, ma io faccio, figurati. ecco, ma Sì, decido probabilmente non è la stessa cosa, insomma. di riprendere, cosa che faccio, la fotocamera panoramica e devo comprare dei rulli. Tu considera che un lavoro, ci stavo riflettendo un po' di tempo fa, un lavoro che non è mai uscito mio, non c'è traccia, per un miliardo di discorsi, che poi è coinciso poi col trasferimento, ho iniziato a scattare qui, non ho fatto editing, avevo dove essere pubblicato, poi il classico cosa che non è stato pubblicato, vabbè, cose varie. Io ho fatto 5 mesi di amatrice in film, io lo chiamo film, pellicola, e tutto panoramico e medio formato. Io ho spesi soltanto di acquisto di pellicole, mi pare 1.300 euro. Quella è sopravvivenza, ragazzi.
Sì, quella sopravvivenza. Sì. Io in un mi sviluppo da solo, figurati, non è quello. Beh, però i costi di materiale, ma il costo del lavoro alla fine. Il problema è che appunto in Italia non è riconosciuto, o quantomeno è malamente riconosciuto, diciamo. Cioè, è più facile fare fotografo commerciale da quel punto di vista. Cioè, tu hai bisogno di una fotografia della scatoletta, te la fotografo, fine. E mi dai 50 euro, 100 euro, quello che siano. Lì non erano 10 anni fa, non erano questi prezzi, no? Come ben sai, Ma probabilmente 10 anni fa erano gli stessi prezzi, ma che valevano proporzionalmente in maniera molto differente rispetto ad oggi. Manca quello che è la cultura dell'immagine alla fine. sì, questo è un grosso problema. Considerato che doveva essere come insegnamento nelle scuole da una vita, nei piani di studio pare c'è degli anni 70, però non c'è un bisogno sostanzialmente. Ma il paradosso, noi come AFIP abbiamo anche delle collaborazioni con le scuole. Io stesso sono un insegnante in un'accademia e ho lavorato comunque nell'ambito dell'insegnamento anche in altre scuole. Il paradosso è che laddove in realtà c'è l'insegnamento scolastico della fotografia, è malfatto. È considerata una materia assolutamente marginale, anche in situazioni dove è un liceo artistico, per dire, piuttosto che un liceo che potrebbe essere ad indirizzo di comunicazione. Per avere dei corsi di fotografia ben fatti, devi andare al post diploma, e allora a quel punto abbiamo delle eccellenze come la Bauer di Milano e come altre in giro per l'Italia. Paradossalmente, appunto, il fatto che dovrebbe essere insegnata anche nelle scuole come forma di comunicazione, laddove viene insegnata male. E che viene insegnata come se fosse un laboratorio simile a quello della falegnameria, senza nulla togliere al laboratorio della falegnameria, però un conto è fare una scatola di legno, un conto è comunicare con delle immagini che sono una cosa ben diversa. Ma tra l'altro, a proposito di percorsi e quant'altro, tu hai accennato al fatto che hai fatto un trasferimento, cioè tu nasci laziale sostanzialmente, laziale nel senso di abitante del Lazio, non vorrei entrare in conflitti calcistici. Sarei romanista, quindi per quanto non so neanche quanto è in classifica, però sono romanista, sì. Ecco, io sono agnostico dal punto di vista Ah, calcistico, io, non quindi. entro nel merito, per poi a un certo punto della tua vita trasferirti in Sicilia, dove risiedi tuttora a Catania, se non ho capito male, e dove prosegui il tuo lavoro. Raccontaci un attimo il perché di questa scelta di trasferimento e di cambio di vita, poi alla fine, sostanzialmente. Sì, allora, io sono figlio di un siciliano e di una laziale. Siciliano emigrato e sta lì, mio padre non è mai tornato. E praticamente nulla, erano quattro figli maschi, ora ne sono rimasti, mi pare due, sì. E io di solito i nipoti dei siciliani l'estate la passano in Sicilia. Io purtroppo, i miei nonni hanno seguito sempre la migrazione del primo figlio maschio, quindi per me, cioè i nonni se ne stavano in Toscana. Quindi ho sentito sempre una parte di una mancanza, no? E sono sceso la prima volta in Sicilia, cioè ero sceso negli anni a trovare qualcuno, qualcosa, e vabbè, matrimoni, cose, feste, però mai, cioè così, scendevo, risalivo. Poi sono sceso, ho sentito il bisogno nel 2010 di scendere, sono stato a fare una decina di giorni tutta la settimana santa nel Trapanese, ho iniziato a farlo poi negli anni successivi, fino a che è un progetto che seguo da anni, la settimana santa in Sicilia, è stato pubblicato anche un libro 2 anni fa che era un premio, Crediamo i tuoi occhi. E quindi nel 2017, credo, ho preso all'epoca un furgone che poi non c'è più, e ho preso questo furgone e mi sono trasferito a Catania. E da lì ho iniziato un percorso quotidiano di ricerca di immagini in questa città, in tutta la Sicilia. Poi
Allo stato attuale ho un lavoro che, vabbè, diciamo, gli spot di lavoro degli ultimi miei anni sono stati. Io seguo molto il mondo dell'adolescenza, sono stati la San Berillo Calcio Junior, uscita sotto forma di lavoro, compiuto, finito, quindi un editing finito, che era una rara di ragazzini che la domenica pomeriggio giocavano, adesso si è un po' sciolta la squadra, una piazza dove c'è la E fiera. anche questo è sul tuo sito, giusto? Sì. San E Berillo poi Calcio Junior. vedere Bagnanti, che è il lavoro, diciamo, l'ultimo che è uscito, che ha vinto l'anno scorso qualche premio, quella. E ha vinto il Photo Ethical poi in America. Bravo, E ci sono di vedere. Bravo, ragazzi. questo invece narra dei ragazzi di quartiere che l'estate se ne vanno al mare, l'estate dei ragazzi di quartiere al mare Catania. E con loro ho vissuto il 2020, ma da 2 o 3 mesi all'incirca, conosciuti, accettato, sono poco, queste che vedi sono un piccolo gruppo di una decina di ragazzi che si era fatto gruppo e io ho vissuto l'estate con loro, sostanzialmente ho fotografato le loro vicissitudini, quindi i loro primi amori, le loro prime canne, i loro primi furti, le loro prime gioie. Gioie no, cioè, no, però nel senso sono stato l'estate con loro fino a che magicamente questo gruppo si è sciolto e è finito il lavoro. E questi insieme alla San Berillo Calcio Junior sono gli unici due lavori che ad oggi sono chiusi in Sicilia. C'è cioè, il terzo, e ne parlavo prima, che io ho girato per 2 anni con la mia vecchia Opel Kadett Sicilia con una macchina fotografica molto piccola perché mi erano arrivati uno scatolone di diapositive mai impressionate, scopri 20 anni fa che bobinavo un mio amico e io ho fatto questo viaggio in Sicilia così alla memoria, cioè sul ricordo di Lallo, il mio amico, che è venuto a mancare qualche anno fa. E questo sono in fase di editing, ancora devo iniziare e vorrei produrre un libro. Poi il mio lavoro su Catania, che ormai sono 500 cartelle da vedere perché io adoro. La mia necessità primaria è scattare e poi la fase dell'editing è una cosa molto, purtroppo, molto più complessa che mi richiede molto più tempo. E quindi il giorno penso il lavoro su Catania, che sarà un altro libro, credo, una mostra, lo terminerò nel momento in cui penso di andare via da questa città, non so quando sarà. Oppure ci sarà un momento in cui avrò detto basta il lavoro su Catania, quindi è il momento di sistematizzare. Perché poi quando uno crea un prodotto, che è un libro, cose varie, poi ha messo un punto e da quel punto poi non è che puoi fare l'edizione 2, via. La puoi fare, ma Sì, quindi beh, non ha molto senso, non ha insomma. più senso. Cioè, non ha più senso, però nel senso, come dire, io ho queste immagini, ho 4 anni di scattato da vedere in maniera sistematica, però tante foto non le ho proprio viste, le ho solo scaricate e messe là. E questo, poi ho altri lavori di cui non parlo, che sto iniziando, e un lavoro che ho iniziato sul paese nativo di mio padre, un lavoro su mio padre, cioè su mio padre, anche lì una traccia di lavoro di mio padre. Non è morto mio padre, però sto facendo questo lavoro di mio padre, che lì mi È ispira anche bello perché avrà modo di vederlo tuo padre. spero che lo finirò. E lì ci sono tutte, c'è tutto, c'è digitale, analogico, foto sfocate, foto iperdefinite, c'è veramente tutto. Lì c'è la massima libertà di raccontare. L'importante è cercare di raccontare, di comprendere quando qualche modo lavoro su tuo padre necessita, io necessito anche di comprensione mille aspetti, quindi è un lavoro molto intimo, no? In qualche modo, e questo lo sto facendo pian piano, ogni volta che decido di andare a Favara sto qualche giorno e continuo questo percorso, Bene, più bene, bene. vado più trovo, Beh, quindi. Poi io sono molto contento di averti conosciuto questa sera. Noi non ci conoscevamo prima perché è sempre interessante scoprire appunto giovani talenti. Mi viene da dire che è un po' esagerato. Di talento di sicuro, ma giovane magari, insomma, adesso va bene la tutto. gioventù è andata. No, ma la gioventù, siamo con la testa in periodo di prepubertà, dicevamo prima. Ecco, no, sono molto contento. Io invito tutti a seguire il tuo sito e il tuo Instagram. Il sito è danieledevita.idra.it. Daniele Vita, Vita, non De Vita. Daniele, scusa. Danielevita.com o danielevita.idra. Vabbè, comunque,
Daniele Vita su Google si trova. E l'Instagram, che è anche lui assolutamente interessante, ci sono immagini di tutti i tuoi lavori, o quasi vedo, o comunque Lo uso un parecchi po' come lavori. Instagram, i social lo uso un po' come diario quasi quotidiano, quindi ci sono cose meno buone, cose più buone. Lo uso Ecco, abbastanza. l'Instagram è Daniele Vita PH finale. Seguitelo, e speriamo di continuare a vedere belle immagini da parte tua. Personalmente ho già messo sì, vabbè, quello che ti sto già seguendo su Instagram perché No, anch'io ho appena finito. le tue immagini mi piacciono molto e dico la sincera verità, io non sono un amante assoluto del reportage, ma di alcuni reportagisti assolutamente sì. È stato veramente un piacere per me Grazie averti ospite tra di noi e speriamo di rivederci presto. Ok. Grazie. mille. Buona serata a tutti e Ciao. seguiteci. Seguite Daniele Vita che vale la pena. Grazie.